Credo che il teatro abbia una funzione, una delle funzioni del teatro è quella di farci guardare la realtà come se la guardassimo per la prima volta. E questo è tutto. E ora le quattro monete, dove le hai messe? Le ho perdute. E dove le hai perdute? Le ho perdute, e forse qui, fra le lenzuola e le coperte. Se le hai perdute, le cercheremo e le ritroveremo. Ah, ora che mi rammento bene, le quattro monete non le ho perdute, ma senza avvedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina. Perché ridete? Rido della bugia che hai detto. Come mai sapete che ho detto una bugia? E le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie. Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. La tua, per l'appunto, è di quelle che hanno il naso lungo. La si nota subito. No! Non disperare, Pinocchio. Ammetti i tuoi errori e non smettere mai di sperare. O forse potrebbe essere anche più corto, meglio perché per accentuare accentui. Sì. E poi il naso base deve essere certo, più corto, secondo me, in maniera tale da valorizzare quello col trucco. Perfetto. Sì, sì. E poi invece quando avrà la controfigura con il naso lungo, ovviamente se è anche più lungo può emergere dalle coperte. Certo. E andare a creare. È come se lui tirasse fuori la testa. Infatti. Da sotto mentre cerca le monete. Secondo me il successo della storia di Pinocchio sta proprio nella popolarità di questa storia. A me ha fatto impressione perlomeno scoprire quanti modi proverbiali o modi di dire provengano da questa fiaga. Beh, rimanere in maniche di camice deriva da Geppetto. La stessa metafora delle bugie, le bugie hanno le gambe corte, vecchia visione proverbiale, però esistono quelle con il naso lungo, creazioni di Collodi, le si notano subito. È come se fosse una stecca da biliardo proprio sulla mano, ok, sali. In questo caso il pubblico. Ci sono tutta una serie di visioni, di metafore e di parallelismi che si generano, nei quali ci si riconosce proprio nella quotidianità della vita. Quanto siete buona, Fatina mia, e quanto bene vi voglio. Ti voglio bene anch'io. E se tu vuoi rimanere con me, sarai il mio fratellino. Io resterei volentieri, ma il mio povero babbo. Ho pensato a tutto. Il tuo babbo è già stato avvertito e prima che faccia notte sarà qui. Davvero? Allora, Fatina mia, vorrei andargli incontro. Va pure, ma bada di non perderti. Prendi la via del bosco e sono sicura che lo incontrerai. Pinocchio è anche un modo per pensare al carattere del nostro paese. Credo che abbia senso oggi riportarlo in scena perché è un modo per guardare al nostro passato e per trarre dal nostro passato un po' delle carte geografiche, se vogliamo, per immaginare il mondo che abbiamo davanti a noi. Poi sono entrati in un campo per cogliere due grappoli d'uva moscatella. Ma sono rimasto con le gambe attanagliate fra ferri arrotati. Ma l'uva era tua? No, avevo fame. E allora chi ti ha insegnato a portar via la roba degli altri? La fame, ragazzo mio, non è una buona ragione per potersi appropriare della roba che non è nostra. Attento, Pinocchio. Ma poi, obbligato dal contadino a fare la guardia al posto del suo povero cane Melampo, ho smascherato la truffa delle faine. Davvero? Pensa che quelle canaglie hanno perfino cercato di convincermi a reggere il sacco. Ma bisogna sapere che io sono sì un burattino e che avrò tutti i difetti di questo mondo,
ma non avrò mai quello di spalleggiare i malandrini e i disonesti. Bravo ragazzo, codesti sentimenti ti fanno onore. Addio e buona fortuna!